Salve a tutti i miei legionari barbarossoni iscritti, sono Alessio PCM, vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente su Geopolitical Simulator 4 Power and Revolution nella nostra campagna con l'Italia guidata da Ottaviano, anzi per essere precisi Gaio, Giulio, Cesare, Ottaviano, Augusto. Non li dirò mai in ordine, ma vabbè, non importa. In ogni caso, se siete dei barbarossi non iscritti, mi raccomando, come al solito vi invito a iscrivervi e a lasciare qua sotto un bel like. Ma naturalmente questo dovrebbero farlo anche i legionari, se sono legionari fedeli e vogliono avere anche solo una minima chance di entrare nella guardia del pretorio. Ragazzi, paga doppia, lo dico. No, vabbè, sto scherzando, ragazzi. Direi che ci buttiamo subito sul gioco, facciamo andare avanti. Volevamo finire questo mese, dobbiamo incontrare un po' di gente e ci dovrebbero dare anche le news. Perlomeno mi dovrebbe ricordare il gioco se ho dimenticato di dirvi qualcosa. Oltre a questo, vi ricordo anche di controllare la schermata dei post in cui trovate commenti, cioè, o meglio, post per l'appunto, quindi notizie e anche alcuni sondaggi periodicamente. Elettricità contro benzina, ecco per l'appunto. Aumentare progressivamente le tasse sui prodotti petroliferi, proprio come il tabacco, riempire gli stati per incoraggiare le macchine elettriche, ci sta. Ha senso. Leggera riduzione nel numero di persone in condizioni di estrema povertà. Ok, immagino che io non c'entro, sono arrivato da 21 giorni, no, non c'entro niente. Buongiorno anche a lei, buongiorno anche a lei. Cosa vuole? Vuole venderci delle patate. Le patate sono sempre ben accette, anche se Augusto è un po' restio, devo dire, un minimo conservatore lo è. V'avverto, ha spedito la sorella in un'isoletta solo perché questa qua si tradiva al marito, non so, faceva qualcosa del genere. Ci vuole vendere delle patate, quindi. Allora, produzione nazionale, dovremmo importarle. Ci possono interessare, sinceramente, dei rapporti migliori con il Tagikistan. Io non so, sinceramente, se loro sono nel Consiglio dell'ONU. Tra l'altro è una cosa che dovrei fare. Adesso ragazzi andremo a vedere tra i membri non permanenti dell'ONU chi c'è, perché naturalmente vogliamo farci gli amici. Nel frattempo tratto con questo ragazzo e perché no, dai, importiamogliene un po', magari 300.000 tonnellate. Gli facciamo questo favorino. Ok, di solito le compriamo a 677 euro a tonnellata, queste le paghiamo 435. Un po' di gente in più potrà mangiare, yeah! Patatine fritte per tutti. Ok, fine dell'incontro, andiamo avanti, adesso manca quello del Portogallo, se ben ricordo. Tra l'altro, vediamo. Ah, non gli ho dato il nome al primo contratto, mi sento un po' stronzo per questo, devo dire. Volevo dare a tutti i nomi per poterli vedere meglio e me ne sono dimenticato. La Cina ha appena scoperto le fibre autoprofumanti, wow! Essenzialmente sono dei vestiti che rilasciano del profumo e fanno profumare i vestiti, utile se fai attività fisica. Penso sia una cosa molto interessante. Allora, conflitto in Afghanistan, conflitto in Siria, conflitto califfato jihadista Egitto, Movimento Democratico Libia, ok, Somalia, mamma mia, la Somalia è rossissima, cioè piena di scontri. Sconflitto in Somalia, in Sud America, a quanto pare siamo tranquilli. E c'è qualcosa invece nel sud-est asiatico? No, ok, non c'è niente. Ragazzi, guardiamo un attimo quali sono i membri dell'ONU. Tra l'altro, come al solito, vi ricordate che andremo a togliere quasi tutti gli aiuti, se non ai paesi per cui ci interessa davvero. E lo andrò a fare off-screen, non vi faccio vedere tutta quella rottura di balle. Allora, io adesso me li devo segnare. Abbiamo Sudafrica, Indonesia, Guinea Equatoriale, Perù, Kuwait, che penso non possiamo fargli delle donazioni. Germania, wow, bellissimo. Polonia, Belgio, Repubblica Dominicana, Costa d'Avorio. Vabbè, non male, poteva andare di gran lunga peggio. La Germania penso che voterebbe di sì per noi. Magari anche il Belgio e la Polonia. Interessante, interessante. Chiediamo fin da subito di diventare membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, così cominciamo a farci un'idea di chi romperebbe le balle e chi no. Cina e Russia, tra l'altro, non sono particolarmente ostili nei nostri confronti, magari qualche contrattino piazzato nel punto giusto potrebbe aiutarci. Adesso, non appena avremo ultimato la richiesta, faccio una foto, così almeno so quali sono i membri che dobbiamo andare a coccolare, diciamo. Buone tasse, ok. Creazione di un nuovo programma spaziale, dovremmo lavorarci. Tra l'altro, prima facciamo l'incontro con quello del Portogallo, che era molto brutto. Vuole acquistare da noi del gas? Ma ne produco pochi. Ciao, ciao, guarda. Tornatene da dove sei venuto. Perché, cioè, ma come ti è venuto in mente? Secondo te ti vendo del gas a malapena? Ne ho per, cazzo, per accendere i fornelli e lo vengo a vendere a te. Ma vabbè, richiesta accettata, grazie mille, grazie mille. Unione Europea, avranno aggiunto qualcosa? No, zero, zero.
Ok, non importa, non importa. Posso contestarli, sostenerli, uscire, lasciare l'Eurozona, consultare l'agenda del prossimo vertice. A Bruxelles, ok. Poi andremo a vedere bene di cosa si tratta, ma adesso non c'è fretta. Aiuti, stiamo dando via tanti soldi. Non saprei, sinceramente. Soglia di povertà, cosa è successo? Ok, sì, dobbiamo aiutare, lo so. Costi miliardi, aiuto economico. Vabbè, 2, 3 miliardi non è una piccola cifra, mamma mia. Mamma mia. Ne mandiamo a davvero tanti paesi. Mi divertirò molto a toglierli tutti, ma non penso di farlo in questo mese, lo farò nel prossimo, in cui tra l'altro, come ho già detto, mi dovrò occupare anche dei contratti. Questo mese lo facciamo finire tranquillamente senza fare nessun altro procedimento. Oh mio Dio, rivolta a Bologna, così. La strada è per tutti e per tutti, ok, lei ci ricorda del nuovo settore della donna, cioè settore del nuovo pannello riservato solo a loro, rivolto a Bologna, per cosa The esattamente? rioters. Per cosa? Popolo, ok. Ma io non c'ho abbastanza gente a Bologna. E vabbè, cioè, io qua avrò bisogno di rinforzi. Chiaramente non riesco a tenere a Bologna contro tutta sta gente. Fatemi vedere un po'. Chiamare rinforzi di polizia. Lo Stato non appare in controllo della situazione. Non è, co è così, infatti. Cioè, a meno che non mando l'esercito. Prime barricate Sabato. erette, buono. E i rinforzi sono partiti. Ah, ministro degli interni. Sì, ragazzi. Il partito di ultradestra è la Lega. È la Lega. Perché se Romeo Santini, ministro degli interni in quel partito, è quello. Bisogna a Bologna, insurrezione popolare. Autoritarismo. Quando mai? Rinforzi sono arrivati. Molto bene, molto bene. Forse ho fatto passare anche un po' troppo tempo. Fatemi controllare. Mamma mia, le botte. Ci stanno dando le botte. Va bene. Questi li spostiamo qua. Potete fare di Hold up. meglio. Sì, me l'hai già detto, The grazie. deal. Legge sulle grandi aziende digitali è passata. Li distruggono, ragazzi, ci distruggono. Mandate i rinforzi qua sotto. Andate tutti, per l'amor del cielo. Ma, cioè, i rinforzi sono quelli? Wow. Molto utili, mi dicono. Vediamo se riusciamo a tenere sotto controllo la situazione. Spero di sì. Agenti One of mine has infiltrati, ottimo. succeeded. Come al solito aspettiamo ad agire che abbia ottenuto un po' più di informazioni. Magari ce la facciamo. Andate a dare rinforzi a quello. Povero Cristo. Ce la può fare, ce la può fare. Ok, prestatore internazionale, è vero, dobbiamo cominciare a incontrarli. Io non mi ricordo assolutamente quanto abbiamo di tasso con loro. 4,73%. Vabbè ragazzi, al volo, bicchierino di champagne. Very well. 4,73%, What ci kind arrivi of al offer do you 4? wish to make us? Your offer is not very Mi ha mandato motivating. al diavolo, va bene, 4,25. Let's see. 4,5? Well, we. Va bene, dai. Sono contento che tu sia contento. Andiamo a fare uno sfondamento in questo punto. Ce la facciamo? Mamma mia. Ce le stanno dando di santa ragione, ragazzi. Ce le stanno dando di santa ragione. Ecco, devo dire che questa giunta qua degli scontri in città mi scassa particolarmente le balle. Non mi piace per niente. Più che altro perché rallenta tantissimo il gioco ed è tendenzialmente inutile. Quindi non mi piace, decisamente. Very well. What kind of offer do you wish to make 5%. us? Very well. Grazie, ciao. Quant'è l'altro? Perché l'ho chiuso, dannazione. Mannaggia a me. Giappone 5,8, Champagne, Very tasso well. di What interesse kind of offer do you wish to make 5%, us? Your offer is mi not manda al very diavolo, motivating. That's a 5,25, step in the mi right rimanda al direction, but diavolo. still far from our aims. Sì, ho capito, ho capito, ho Very capito. well. Tra l'altro, ragazzi, mi sa che adesso andrò a togliere le voci perché mi hanno già scassato le balle. Regno Unito 5,78, magari con lui al 5% Very ce la well. facciamo. What kind of offer do you wish to make us? No. Your offer is not very motivating. Oh mamma Interesting. mia. We're nearly there. Go on. 5,47 Very vorrebbe well. lui. Vabbè. Ok. Disordine a Bologna. Rebel. Primo morto nei manifestanti. Non c'entro niente. Tassa sui giganti del web. Qua ci dava la notizia, ma abbiamo già scoperto per i fatti nostri che c'era questa possibilità. Ok. Continuate a scontrarvi in quel punto, naturalmente. E io volevo controllare un'altra cosa, che però non mi ricordo più qual era. Porca miseria. Ragazzi, sto invecchiando e non ci posso fare niente. Non ci posso fare niente. Ma c'è qualche speranza che questi qua se ne tornino a casa o dobbiamo continuare così assolutamente? Vabbè. Anche perché questi qua che fanno avanti e indietro, perché? Perché?
casino, che casino. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Sentite ragazzi, io mi sono rotto le balle. Cioè, è chiaro che poi io finisco così. Schiera l'esercito in punti strategici e poi gli ordiniamo di finire la rivolta, perché basta. Facciamo anche l'intervento televisivo, magari se ne tornano a casa. L'università di scienze politiche di Bologna è in sommossa totale. Mannaggia a loro, mannaggia a loro. Cioè, tu mi stai dicendo che è Augusto che torna in televisione e dice di smettere con queste ostilità non viene ascoltato? Indecente ragazzi, ma in che mondo viviamo? In che mondo viviamo? Incredibile. Via il volume delle voci che mi ha rotto le balle. Scontri a Bologna, prima il fuga dei manifestanti, ottimo. Ok, ci mancano gli ultimi due prestatori, che in realtà è una cosa più veloce di quello che pensavo, quindi è per questo che non la sto tagliando. Finlandia 6%, Champagne debito 6%, come al solito, voilà, cioè come al solito 6%, Austria proviamo con un 5,25 diretto e non con il 5%, e ce la dovremmo fare. No, 5,5. Potevo proporre 5,43, ma ragazzi sapete che io odio le cifre non tonde, quindi ci accontentiamo di questo. Muy bien, facciamo andare avanti. Qua sta succedendo qualcosa? Non mi sembra. I ribelli inviano le loro truppe armate? Davvero? Davvero? Oh ragazzi, io lo prendo come un buon motivo per intervenire. Dare ordine di attaccare e mettere fine alla rivolta. Ci sto perdendo troppa popolarità per sta cazzata. Indecente. Indecente. Vabbè, ci serve un po' di popolarità. E qual è la solita tattica, ragazzi? Indennità minima di solidarietà. Sì. Tra l'altro non l'abbiamo, quindi metterla è molto semplice. A meno che il Parlamento non ci boccia tutto. Il Parlamento l'approva e pam, parte. Salario minimo non l'abbiamo, ok. Durata della settimana lavorativa, durata dell'indennità per coloro che cercano lavoro è già al 12%, 19% dell'ultimo stipendio, e la alziamo a 19,25. Vediamo se viene apprezzata, più o meno. Ok, facciamo passare anche questa e dovremmo farci un po' di popolarità. Rete Iran ha arrestato due persone. Qua la rivolta dovrebbe finire abbastanza breve invece. La Cina ha appena scoperto la plastica biodegradabile a base di mais. Intrigante, devo dire che figa come cosa. I militari sparano e uccidono addirittura, ma ve lo immaginate ragazzi? Ve lo immaginate, nella realtà improbabile. 11 morti, è anche vero che ci sono degli armati, però è fortuna che avevo abbassato il livello di difficoltà. Io vi dico solo questo, cioè, secondo voi una rivolta così a caso a Bologna, quante possibilità c'erano che avvenisse per davvero? Però vabbè, non importa. In ogni caso la rivolta è finita, quindi noi siamo contenti così naturalmente. Comincerei a fare anche altri lavori, nello specifico io vorrei la nostra tassa sulle transazioni finanziarie, magari uno 0,2, mamma mia quanti soldi che ci faccio, oh, 0,2%, mi piace molto. E passerebbe, la gente che ne pensa? La gente è a favore, la gente è a favore. 0,25? No, 0,25 già mi mandano tutti al diavolo, va bene, va bene. 0,2, 16 miliardi così, ragazzi, ma subito. Subito, dannazione. Andiamo praticamente in positivo, quindi volentieri. Quando verrà proposta la legge? Legge in corso. 13, 17 e 22, va bene. Allora, ragazzi, qualche news interessante, ovvero... Adesso sappiamo quali sono quelli che voterebbero per noi e quali no. Cina e Russia dicono entrambe di no e questa cosa non ci piace per niente. Dovremo assolutamente fare dei contratti con loro per ottenere perlomeno la loro neutralità. Come altre voci che potremmo prendere invece, immagino ci servano almeno 9 a favore, quindi ce ne servono altri 5. Indonesia, Costa d'Avorio, Perù, Sudafrica e Repubblica Dominicana, Guinea Equatoriale sono più che raggiungibili. Il Kuwait, sinceramente non saprei perché ci odia. È una cosa brutta, è una cosa molto brutta, vabbè, non importa. In ogni caso a fine mese ragazzi, cioè a fine mese, a fine di questo video off screen, andrò a lavorare sugli aiuti, non lo faccio quindi in questo video, ma vedrete dal prossimo gli effetti. Legge sull'indennità minima di solidarietà passata, bel lavoro da parte della decana della nazione, grazie, lo so, sono bravissimo. Tra l'altro è la decana della nazione in tutti i paesi del mondo e in tutti i geopolitical simulator, quindi è una vecchia molto, come dire, arzilla oserei dire. Pagamento di un'indennità verrà votata al 17, ok.
Ma l'indennità non ci è servita praticamente a niente, però devo dire che tra l'una e l'altra siamo arrivati all'88% di popolarità, quindi mica male. Tra l'altro, prossimo summit dell'UE a Bruxelles, certo, andiamo naturalmente. La perfezione del tessuto profumato. Primo ministro, siamo riusciti a perfezionare un tessuto profumato. Le fibre tessili sono tessuti con... Ok, tessuti con fibre profumate, come avevo già detto. E va bene, l'utente può quindi modificare l'odore dei suoi vestiti a seconda dei suoi desideri. Non siamo i primi, ma possiamo beneficiare pienamente di questa tecnologia, più che la nostra procedura di fabbricazione specifica. Desidera brevettarla e renderla commercialmente accessibile al mondo intero? Certo. Ok, poi operazione alla mafia italiana. No, il nostro infiltrato è stato sgamato. Mannaggia, mannaggia. Mi sa anche quello nel fronte patriottico. Vabbè, vediamo di rinfiltrarci. Tra l'altro era da un po' che non guardavo il registro. Devo controllarlo più spesso, ragazzi. Anche per quello che ho diminuito il terrorismo. Perché dovevo davvero starci troppo dietro. Cioè, era una cosa allucinante. Avevo 80 gruppi terroristi. Perché quando occupi un paese, tutti i suoi gruppi terroristi li assumi e ci sono anche i doppioni, quindi allucinante. Olè, 98% con la tassa sulle transazioni finanziarie. Sei davvero grande, sì, lo so, è meraviglioso, meravigliosa creatura. Bellissimo. Va bene, va bene, va bene. Possiamo fare ancora qualcosa, secondo me. Allora, magari mettiamo qualche altra tassa, perché ragazzi, io voglio arrivare al pareggio di bilancio. Come dico in ogni cavolo di video di Geopolitical Simulator, io sono come dire, la destra storica. Io voglio questo pareggio di bilancio. Io voglio essere in positivo. Non voglio spendere soldi che non ho. Imposta sulle entrate, cosa possiamo fare? Io regolerei un po' qua le tasse. Vediamo se riusciamo a prenderci qualcosa. Tipo una cosa del genere. Aumentiamo le tasse alla categoria alta, a quella media, a quella bassa. Naturalmente sarebbe molto mal vista una cosa del genere, però passerebbe. E la facciamo. 3 miliardi così non gli diciamo di no e la andiamo a compensare come al solito con l'altra tassa, quella dell'indennità minima. Vediamo se a 15 mi ci arriva. No, a 15 non mi ci arriva. Ciò è male, ciò è male. Il fatto che il Parlamento me la rifiuta, questo mi toglie un'arma bella potente. 6? Mamma mia, me la devo sudare. Me la devo sudare un passo alla volta. Certo che voglio dire, un poveraccio cosa se ne fa con 6,50 euro al mese? Niente. Vi dovete accontentare di 6 euro. Immagino che 6 euro è meglio di niente, però. Ragazzi, sono arrivate le. Oh mio Dio, il reddito di cittadinanza. Ecco qua, 6 euro a ciascuno al mese. Bellissimo. Ah, vabbè, 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 non importa. Vediamo un attimo qual è il contraccolpo. È bello grosso, bello grosso. Non è piaciuto particolarmente. Va bene, effettivamente potevo mettere una tassa più simpatica. Anche voi avete ragione, anche voi avete ragione. Andiamo a regolare un po' le cose qua. Tra l'altro, cosa possiamo regolare qui? Tassa sull'inquinamento industriale, alzarla può darci un po' di profitti. Sì, decisamente 0,1%. Non passerebbe mai nella vita. Vediamo se uno 0,5 sì. Opinione del Parlamento? No, non ce la vogliono far passare. Se la volessi portare a 0,025? No. 0,02? Mamma mia, ragazzi, me la fanno sudare. 0,02 sì. Buono. Informazioni su Gianni Paosi. Ok, adesso vado a controllare subito. Operazione Califfato Jihadista, gente morta in missione. Mannaggia, un po' di felicità. Il deficit è sceso tantissimo. Agente non protetto, ok, questo è il momento di agire. Richiesta di incontro dal presidente dell'India, va bene. Facciamo che lo incontriamo subito, così vediamo cosa vuole. Va bene, tra l'altro, fatemi controllare energia come siamo messi. Poi cominceremo a fare i contratti, ragazzi. Abbiamo bisogno di petrolio e di elettricità. Scusate, non di elettricità, di altre risorse. Ok, mi dica Narayana Tudi. Vuole venderci del maiale. Ok. E a noi serve? Beh, in parte sì. Però non ho alcun vantaggio da questo contratto. Quindi, cioè, lo prenderei a un prezzo bassissimo, ma secondo me non ne vale la pena. Io piuttosto dall'India prendo sempre il carbone, se ben ricordo. E fatemi vedere se effettivamente ci serve anche qua. Cioè, anche in questo video, immagino di sì. No, non i carburanti. Bammi sul carbone, carbone, bestie.
Vediamo se l'India è uno dei migliori come ricordo. A noi ne serve un bel po', lo importiamo a 481. E conveniva che rimanevo per paese. India. 323. Sì, possiamo cercare di comprargli il carbone. Crea un contratto di vendita. Io pensavo di rinominarli così, ragazzi. A, acquisto, carbone. Molto semplice. Quindi cerchiamo di acquistare il carbone. Adesso tratto un secondo e ci ribecchiamo. Bene, ragazzi, ci risparmiamo 115 euro a tonnellata e importiamo 100 milioni di tonnellate di carbone. Scusate, di TEP. Non sapevo venisse misurato in TEP, penso sia tonnellate. In realtà, di carbone. Un contratto da 36 miliardi di dollari. Considerate che in realtà ne consumiamo tipo 118 milioni. Ho deciso di lasciare al mercato libero di occuparsi del resto. Anche perché sinceramente vorrei diminuire il nostro consumo di carbone incentivando le energie pulite, come faccio quasi sempre a dire il vero, ma dato che hanno messo la cosa delle minacce globali, la svolta green di sicuro avrà un senso. Frattura sociale, achievement, che dice, fa in modo che l'1% non abbia più il 50% della ricchezza globale. Dubito di essere stato io a cambiare le cose, però molto interessante come cosa e immagino che sia una delle. Infatti, eccola qua. Disuguaglianza sociale. In realtà era scesa, adesso è risalita. Boh, bella domanda. Vabbè, in ogni caso, io come al solito spero che il video vi sia piaciuto. E ragazzi, vi aspetto nel prossimo episodio. Questo, così come il precedente, come ho detto, sono. In realtà non avevo detto anche questo, ma questo e il precedente sono quelli di prova. Adesso poi cercherò davvero di tagliare più pesantemente, come già preannunciato nello scorso video. Come al solito, vi aspetto nel prossimo episodio e avvio a tutti i legionari.